La prima lunga settimana dei 9 giorni e il Giro Italia 106 si chiude con una crono molto, molto bagnata, totalmente zuppa, non esattamente fortunata per i corridori, la cronometro che divide in due questo Giro Italia e darà tantissimi verdetti fondamentali per la classifica generale. Andreas Leknessund all'ultima probabilmente avventura in maglia rosa a 8 secondi su Remco Evenepoel alla vigilia di questa crono e 35 chilometri da Savignano sul Rubicone a Cesena, una crono sulle strade di Marco Pantani totalmente piatta con discreta difficoltà planimetrica resa particolarmente dura dalle condizioni odierne, veramente molto difficili, acquazzoni che vanno e vengono e tanto vento anche sul terreno. Bruno Armirel batte di quasi un minuto Bauke Mollema ed è il primo a stampare un ottimo tempo prima che arrivino i big della classifica generale alla fine della start list. In campione nazionale francese però non riesce neanche a sedersi sullo seat e viene battuto dal compagno di squadra Stefan Küng, che ha riposto tantissime speranze in questa cronometro. Primo Küng, dietro di lui arriva un ottimo Damiano Caruso, poi un Alexander Vlasov in crescita che arriva a soli 26 secondi allo svizzero, ma chi sta facendo una grandissima crono sono i due Ineos Grenadiers. Tao Geoghegan-Hart arriva primo agli intermedi, primo anche alla fine, batte Stefan Küng. Tao probabilmente con ogni probabilità la crono migliore della sua carriera, grandissima gamba per il vincitore del Giro 2020, la delusione di Küng, storico battuto in queste crono importanti, arriva praticamente sempre o secondo o quarto. Geraint Thomas dietro Tao, altra ottima prestazione, Ineos sugli scudi e batte il compagno di squadra di solo un secondo. Due Ineos in un secondo al comando della crono di Cesena stanno arrivando, puntano la terza settimana. Ma già qui a Cesena sfodera una grande prestazione, Joao Almeida aveva iniziato malissimo ma alla fine si salva, 34 secondi a Thomas, dietro ci sono i due grandi favoriti di questo Giro Italia, Primož Roglič che ieri attaccato sui cappuccini e oggi però non ha una gran gamba, brutto inizio per Roglič, ben 20 secondi di ritardo da Geraint Thomas e soprattutto dietro di lui arriva un Remco Evenepoel che sdruma tutti i record del primo intertempo, 52,8 all'ora nei primi 13 chilometri, Roglič piano piano però recupera durante questa crono, il tempo si è diradato, arriva quinto alla fine a solo 16 secondi a Geraint Thomas, si salva Roglič in questo finale, si è gestito bene, è andato in crescendo al contrario di Remco Evenepoel che dopo l'ottimo primo intermedio perde un sacco di secondi dai due Ineos e da Roglič nel resto della crono, arriva però alla fine proprio lì con i due Ineos e va a vincere di solo un secondo, finale thriller in questa cronometro, tre uomini in 2 secondi e questa è la reazione di Tosatto, direttore sportivo della Ineos, Geraint Thomas, impreca mezza bocca dopo aver visto il risultato, ma quella di oggi è una vittoria nella sconfitta per la Ineos Grenadiers, l'ultimo a scendere in pista è Andreas Leknessund con la sua maglia rosa che ieri ha difeso strenuamente, arriverà con poco più di un minuto di ritardo, perde la maglia rosa 1:15 Andreas Leknessund oggi, ma rimane in top 5 e ha offerto sicuramente una grandissima settimana di resistenza. Remco Evenepoel vince la crono di Cesena dopo aver vinto quella di apertura di questo Giro d'Italia, 2 su 2 per Remco che però pensava di dare un minuto a tutti e sarà più amareggiato che felice dopo una prestazione non all'altezza di quello che si sperava, vantaggi risicatissimi, pochissimi gap in questa crono fra gli uomini migliori quando doveva essere il suo colpo del KO e poi andare a difendere un grosso vantaggio nelle 2 settimane successive, invece ha solo 45 secondi su Geraint Thomas dopo 9 tappe, 47 su Roglič, 50 su Tao, ovviamente è comunque in rosa, quasi un minuto su tutti Remco Evenepoel, ma sarà un giro lunghissimo quello che riprenderà martedì dopo il giorno di riposo con la tappa toscana da Scandiano a Viareggio che porterà il gruppo nuovamente ad attraversare gli Appennini e soprattutto a quanto pare a ricevere un'altra razione di pioggia che potrebbe nuovamente condizionare questa tappa e le successive, un giro che si prospetta durissimo e apertissimo dopo questa cronometro che con un paradosso possibile solo in un Grand Tour mette la maglia rosa su Remco Evenepoel che vince la tappa ma fa felici tutti gli altri. Questa è stata la prima settimana del giro, questa era Pietre, ci vediamo ai prossimi video.